quando abbiamo finito. No, Rebby, non così, non ce la farai mai. È scappato. Aiuto! 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 Cosa c'è, Matti? Ti stai spaventando? Dobbiamo scoppiare tutti i palloncini perché l'arco va ritirato, dobbiamo fare spazio alle cose di carnevale, altrimenti non ci stiamo, ragazzi. Questo deve andare a sparire per adesso, poi dopo mi inventerò qualcos'altro. Magazzino, il dietro le quinte con il bagno. Silent round, chiudi la porta, non c'è la puzza. Pausa caffè, è entrata gente. Vado. Ciao bella gente, stiamo allestendo il carnevale, abbiamo iniziato ieri, siamo a buon punto, però ci mancano ancora tante cosine da sistemare, come ad esempio le maschere e i trucchi che avranno degli altri e anche i boccagli. Poi portiamo le pinne e i costumini da bagno. Ciao! Che pazienza. Dicevo che abbiamo iniziato, vabbè, ci mancano ancora tante cose da sistemare, però vi faccio vedere un po' una panoramica di quello che abbiamo fatto oggi. Non spegnere le luci! Cosa stai facendo lì dietro? Non starei facendo la pipì vicino alla vetrina, no? Allora, qui all'ingresso abbiamo sistemato le scatole di veneziano con tutti i vestitini dentro. Ciao, ti sei nascosto? Sono timido. Sono timido quello delle bombole. niente, diciamo che nel vecchio negozio, quando prendevamo in mano il carnevale o qualsiasi altra festività, guardate quello incoglionito di mio marito, o qualsiasi altra festività, prendimi una calottina di mini per Matilde, per favore, amore. Mm-hmm.
Era un po' un caos perché ogni volta dovevamo praticamente smontare metà del negozio, invece stavolta è stato abbastanza più facile perché abbiamo sistemato tutti gli stand con i vestiti. Ci sono due stand grandi, uno per gli adulti e quello dietro da quest'altra parte è per i bambini, che è questo. E niente, quindi qua abbiamo diviso i vestiti maschietti e femminucce, uomo e donna, in modo da essere un po' più facile. Questo è il nostro bellissimo vestito da lottatore di sumo. C'ha più tette lui di me. A fianco abbiamo degli altri stand con gli abiti che solitamente diamo in affitto. A fianco abbiamo sistemato l'espositore delle parrucche, cioè da una parte ci andranno le parrucche, ne mancano ancora da sistemare, e dalla parte di dietro invece abbiamo tutti gli accessori. Abbiamo appena iniziato a sistemare le cose da pirati, le cose da indiani, le cosine da pagliaccio, poi naturalmente vanno messe in ordine ben organizzate. Qua c'è una maschera lanciata in terra con molto disonore. Mio marito, che sembra che ha il cappello da messicano in testa, visto da qua. Ah no, c'ha quello di Minnie. Sono stato picchiare, mi sono volata via la lente. Chiedimi se sono Che felice. bello. E quindi niente, ragazzi, io per riuscire a fare uscire il video oggi non ce la faccio, forse domani. Forse domani, no, forse stasera riesco a caricarlo. Per adesso lo chiudo qua perché altrimenti appunto non riesco a caricare il video. Però poi magari vi faccio l'aggiornamento quando abbiamo finito di sistemare tutto, vi faccio vedere come abbiamo messo in ordine.